Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... i 10 dischi da ascoltare durante la quarantena. O comunque, da ascoltare sempre, che si stia a casa, che non si stia a casa. Questi 10, no, 2, 3, 4, 5, 6... questi 11 album qua devono per forza esserci nella libreria di qualsiasi batterista, ma di qualsiasi musicista in generale. Oggi... metto qua. Vi spiego qualcosina di tutti questi album, vi dico qual è il batterista che ci suona, vi dico un po' di cose, vi dico secondo me perché sono così belli, perché è così importante averli nella propria libreria e ovviamente se volete acquistarli vi lascio qui sotto il link Amazon, così almeno potete acquistarli, potete fare tutto quello che volete, ma vi consiglierei di comprarli se non li avete, ovviamente non tutti insieme, ma uno per volta, così almeno ve li ascoltate uno per volta. Ovviamente oltre a questo poi vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di seguirmi sul canale Telegram e basta, la finisco qui, sono stato molto molto veloce oggi. Partiamo. Come primo disco voglio farvi vedere il primo disco che mi sono comprato, nel senso quando avevo 12-13 anni, non mi ricordo quanti anni avessi, mi sono comprato questo disco ed è stato appunto il mio primo disco ed è questo qua, Iron Maiden degli Iron Maiden. Allora, secondo me non è il disco più bello di tutti degli Iron Maiden, però per me è molto importante perché mi ha buttato nel mondo dell'hard rock. Questo mi ha aiutato veramente moltissimo perché ha un po' di brani con alcuni ritmi abbastanza particolari, ma più che particolari direi molto cavalcanti, come sempre d'altronde degli Iron Maiden, e però mi è piaciuto veramente tantissimo, quindi che ne so, magari potrebbe servire anche a qualcun altro che non ascolta molto rock ma vorrebbe avvicinarsi. Mentre se siete già rockettari probabilmente l'avrete già sentito quest'album, ma se non l'avete sentito, sentitelo, compratelo. Alla batteria c'è Clive Barr, alla voce c'è Paul Di'Anno, mentre per il resto alla fine sono gli Iron Maiden che conosciamo anche oggi più o meno. Quindi numero uno album consigliato, Iron Maiden degli Iron Maiden. Poi secondo album, questo è un album un po' strano, Live in Berlin di Sting. Questo qua ragazzi è un album fighissimo, ma è un album un pochettino strano. Perché è figo quest'album e cosa di particolare? La figata ovviamente è che è di Sting, ci sono tutti i brani più famosi di Sting e alcuni dei Police, che comunque sono brani che conosciamo tutti come Englishman in New York, Roxanne, eccetera eccetera eccetera. Se non conoscete questi brani andate a sentirli, ma la figata pazzesca è che quest'album non ha la batteria, ma un batterista non si accorge di questa mancanza, perché ovviamente vabbè ci sono percussioni eccetera, perché suona con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, sì, e quindi ci sono fior fior di musicisti, fior fior di percussionisti, però la figata che mi aveva lasciato un po' lì, diciamo, è che noi siamo abituati a sentire questi pezzi sempre con tutta la band, con la batteria eccetera, invece qui la band solita non c'è, c'è solo lui e l'orchestra, e quindi i brani sono riarrangiati tutti in modi diversi, ma tanti brani secondo me rendono quasi di più degli originali, e con questo ho detto tutto. Passiamo a quello dopo. Ah, ecco, non ve l'ho detto, ma oggi salto, vado abbastanza a caso, sia come genere, sia come anni, sia... cioè, quindi vi capita qualsiasi cosa. Ho preso questi album e ho detto, ok, mettiamoli lì, ma senza un ordine particolare, perché secondo me questa è anche un po' la figata di quando si ascoltano gli album. Nel senso, il consiglio che vi do è di non focalizzarvi troppo su una cosa. Ok, vi piace un artista, vi piace un genere, ma non ascoltate solo quello e basta. Provate ad ascoltare anche altro. Quindi, appunto per questo, sono partito dagli Iron Maiden per passare a Sting e adesso l'album nuovo è di Miles Davis. Quest'album qui, Milestone di Miles Davis, è un album veramente molto 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 bello. Alla batteria c'è Philly Joe Jones, che ragazzi, allora, se per caso siete metallari, se per caso siete rockettari, se per caso siete funkettari, non potete non conoscere Philly Joe Jones, perché ok, batterista jazz eccetera, ma con delle idee veramente fighissime e tante volte modernissime. Andate ad ascoltare Philly Joe Jones, andate ad ascoltare il tiro di Philly Joe Jones, il groove e lo swing di Philly Joe Jones. Qui ci sono alcuni brani suonati con le bacchette, alcuni brani suonati con le spazzole. C'è un pezzo Billy Boy suonato con le spazzole che è fighissimissimo. Date una chance a quest'album. Io non ascolto moltissimo jazz, mi piace ascoltarlo quando c'è qualcosa che mi fa dire che figata questa cosa. Quest'album, tutto quest'album, mi ha fatto dire fighissimo, fighissimo. Poi lo conoscerete tutti, ma ve lo devo dire lo stesso, Heavy Weather Day Weather.
Report. Questo, raga, è un album dei Weather Report, quindi un album sulla fusion che va ad abbracciare mille generi diversi, dal funk al rock al jazz, a tutto ovviamente. Forse è quello che io conosco un pochettino di più, però raga, quest'album è veramente una figata pazzesca. Ovviamente nella band ci sono Zawin, il Pastorius, Shorter, alla batteria c'è Alex Acuna, che tanti non conoscono, troppi non conoscono Alex Acuna, quindi mi raccomando, ascoltatelo, ascoltate quest'album alla noia proprio, perché dà un sacco di spunti, è fighissimo. E basta, quindi la batteria Alex Acuna, tranne in un pezzo, il numero 3, che è Teen Town, che forse è la canzone più famosa dell'album, dove c'è Jacopo Pastorius anche alla batteria. Quindi già al basso fa cose pazzesche, alla batteria c'è lui e fa cose pazzesche anche alla batteria. Quindi vabbè, continuiamo con l'album dopo. Quello che vi faccio vedere dopo è un cambio drastico di genere, cioè vi parlo degli Alter Bridge, che sono questi ragazzetti qua, e questo è un album rock metal, c'è un po' di questa roba qui, ma secondo me è un gruppo fighissimo. E poi tra l'altro lui, il cantante, che non mi ricordo come si chiama, ma vabbè, tanto vi lascio tutto poi qui sotto in descrizione, quindi potete andare a sentirlo, è un cantante pazzesco, ha fatto anche un brano o un album forse addirittura con Slash. Soprattutto se siete batteristi rock, batteristi metal, questo dà veramente tanti spunti. Il loro batterista è molto 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 bravo, fa cose molto interessanti, e non sempre, ok, suono rock, suono metal, allora devo fare quello. Fa cose anche abbastanza particolari, magari ci mette qualche rullo, qualche cosa un pochettino più strana, che però aiuta sempre la musica, aiuta sempre la canzone. Quindi Alter Bridge, Blackbird. Ascoltate anche l'album dopo Blackbird, che si chiama One Day Remains, perché appunto è bello. È sempre la solita cosa di questo. Sono pezzi molto orecchiabili che rimangono in testa. Poi, oggi non è una classifica, ma questo è uno dei più importanti che vi faccio vedere oggi. Bright Side Life di Pat Metheny. Questo album qua, ragazzi, io vi dico solamente chi ci ha suonato. Pat Metheny, Jacopo Pastorius al basso e Bob Moses alla batteria. Per chi non conoscesse Bob Moses, è un batterista pazzesco. Il fatto è che quest'album, pur essendo degli anni 70, di che anno è? 76, è un album nuovo, cioè come fosse uscito qualche settimana fa. È un album fusion, ma ha delle idee, ha una freschezza pazzesca. Se un album così fosse veramente uscito qualche giorno fa, diremmo che figata, è tutto molto innovativo. Invece è uscito nel 76 e poi è in trio, ma con tre persone veramente assurde, cioè questi ragazzi sono musicisti che hanno fatto la storia della musica veramente. Sempre di Pat Metheny, ve l'ho già fatto vedere ma ve lo ripropongo, questo qua, Pat Metheny Unity Band, e il personaggio che ci può interessare principalmente è lui. Adesso è un po' scuro, forse non lo vedete, ma lui si chiama Antonio Sanchez ed è uno dei batteristi migliori, più versatili, più creativi che abbiamo sul pianeta. Ve ne ho già parlato, non sto a rompervi tanto le scatole. Pat Metheny Unity Band. Poi un mio allievo mi ha regalato quest'album qui, che è Nightwalker di Gino Vannelli. Allora, ci sono alcuni album di Gino Vannelli che secondo me bisogna conoscere per forza. Uno è Live in Montreal, l'altro è questo qua, per forza. Nightwalker è veramente un album pazzesco. Vi dico solo che alla batteria di quest'album c'è Vinnie Colaiuta, e tra l'altro l'allievo che mi ha regalato quest'album mi ha detto anche questo aneddoto, che Gino Vannelli era talmente un rompiscatole, ma a livelli veramente mondiali, che quando Colaiuta ha finito di registrargli quest'album gli ha detto: io con te non vorrò lavorare mai più. Però detto questo, con l'aiuto e Gino Vannelli e tutta la gente che stava suonando in quest'album hanno fatto un lavoro veramente fichissimo. Si sente già dall'inizio dell'album, nel senso, quest'album qua comincia proprio con il pezzo Nightwalker e già manda a casa tutti, nel senso, è già è fighissimo. Secondo me, tra l'altro, questo primo pezzo... Ciao! Dimmi, cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo più. E quindi, niente, questo è per dirvi che quest'album dovete comprarlo per forza. Quest'album qui ve l'avevo già fatto vedere in un altro video, ma è talmente importante che ve lo faccio rivedere. Jeff Beck Guitar Shop. Questo è del trio Beck Amans Bozio, con appunto Terry Bozio alla batteria. In questo momento in cui non sappiamo cosa fare a casa, questo è uno degli album migliori da ascoltare, perché ha di tutto all'interno. Sia come generi, sia come idee, sia come creatività,
qualsiasi cosa a quest'album. Passiamo dal reggae al funk al rock a qualsiasi genere. Anche qui abbiamo un terzetto di gente assurda, di gente mostruosa a suonare, forse non come Bright Side's Life di Parmitini di cui vi parlavo prima, ma quest'album qui, raga, per forza dovete averlo, per forza, ve lo lascio sotto in descrizione. Poi neanche vi devo dire che album è questo qua, nonostante chi non lo conosce, c'è la polvere, nonostante dalla copertina possa sembrare un album per bambini, questo qua è un album pazzesco con Steve Gadd alla batteria. Secondo me uno degli album più belli di Chick Corea, che poi è difficile dire uno degli album più belli di Chick Corea perché ne ha fatti tantissimi belli, però anche batteristicamente questo album qui dà veramente tantissimissimo. Steve Gadd alla batteria, che vi devo dire, cioè ho quest'album in mano e ve lo devo spiegare ma non so cosa dirvi, perché più che dirvi che tutto bello, è tutto mondialmente bello, non so che cosa dirvi. Ascoltate quest'album. Ultimo album, anche di questo vi ho parlato, ma se siete un po' depressi in casa e non sapete cosa fare, questo vi darà sicuramente lo spirito giusto. Benjamin Goliath dei Mars Volta. Qui alla batteria c'è Thomas Prigent che fa la qualunque, cioè impossibile imitare Thomas Prigent, impossibile imitarlo in generale, ma in quest'album fa veramente di tutto. Non saprei bene come definirlo perché è un album talmente pazzo, talmente fuori di testa, che non ha un vero e proprio genere, cioè ha un genere suo. Ascoltate quest'album, soprattutto se avete bisogno di una sveglia, un pizzico di brio, quest'album vi aiuta di sicuro. Quindi basta, io spero di avervi dato un po' di idee, e se eravate a casa da soli che non sapevate cosa fare, spero di avervi dato un po' di album da ascoltare. Se avete qualsiasi album da consigliare, mi raccomando, fatelo, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di andare sul mio Telegram, seguitemi anche sul mio canale Telegram, mi raccomando, è molto importante, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!